Una notizia scuote il Regno Unito oggi, con Buckingham Palace che ha rilasciato un annuncio che ha fatto impallidire la nazione. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Re Carlo III ha il cancro. Il monarca, 75enne, è stato sottoposto recentemente a un'operazione alla prostata, durante la quale è stato scoperto il tumore. Le analisi effettuate durante il ricovero per l'intervento alla prostata hanno rivelato la presenza del cancro, gettando l'intera famiglia reale nel turbamento. Mentre le specifiche sul tipo di cancro non sono state divulgate, il Palazzo Reale ha assicurato che il re sta già seguendo cure regolari. Il principe Harry è stato informato della diagnosi e tornerà nel Regno Unito per essere al fianco del padre nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dalla BBC. La sua prontezza nel ritorno ha sollevato speculazioni riguardo alla gravità della situazione. Si è appreso che il duca di Sussex arriverà da solo, mentre Meghan Markle e i due figli rimarranno negli Stati Uniti. La notizia del cancro di Re Carlo III arriva in un momento già difficile per la famiglia reale, con la principessa Kate che ha recentemente affrontato un intervento chirurgico all'addome e Sarah Ferguson, l'ex moglie del principe Andrea, che combatte contro un melanoma maligno. I leader politici britannici e internazionali hanno espresso i loro auguri di pronta guarigione al monarca. Il premier britannico, Rishi Sunak, ha affermato di non avere dubbi che il re tornerà in piena forza, mentre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha manifestato la sua preoccupazione per la salute del sovrano. Il comunicato di Buckingham Palace solleva interrogativi sul futuro della monarchia britannica, con la possibilità che il principe William possa assumere il trono in caso di abdicazione di Re Carlo III. Questo scenario porterebbe il principe George al primo posto nella linea di successione, seguito dalla principessa Charlotte e dal principe Louis. L'annuncio segna un momento di grande incertezza per il Regno Unito, con la nazione che si stringe attorno al suo monarca nella speranza di una pronta guarigione. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.